c'è qualche rimpianto perché l'Udinese ha tenuto molto bene il campo contro questa Inter, anche in 10 uomini, cercando fino alla fine, anche con tutte le forze che aveva, di provare a portare a casa qualcosa. Sì, tanti rimpianti perché abbiamo giocato praticamente tre quarti di partita in 10 contro 11 e nelle fasi della gara non ci si accorgeva neanche di questa inferiorità numerica. Quindi abbiamo visto una squadra con un grande cuore e che forse nel momento in cui ha subito l'inferiorità numerica stava anche dando una certa svolta alla partita contro una grande Inter che è una squadra forte, intensa. Però crediamo di averla fatta faticare molto e peccato perché in 11 contro 11 si aveva l'impressione che forse potevamo portare a casa anche un risultato positivo. La riprova che le ingenuità si pagano a caro prezzo, col Parma tre situazioni, tre gol, questa sera un'espulsione che era evitabile e purtroppo è arrivata questa sconfitta. Sì, stasera è un episodio diverso perché non è un episodio tecnico, è un episodio disciplinare, ma in questo dovremo parlarne di questo e sicuramente faremo le nostre disamine all'interno. Direttore, c'è da sottolineare anche l'approccio poi del mister, che comunque ha provato a buttare anche uomini offensivi. C'era la voglia di recuperare questa partita e i giocatori ce l'hanno messa tutta, non si può rimproverare nulla alla Ma squadra. assolutamente sì, perché la squadra ha dato tutto quello che aveva e anzi è riuscita a portare a casa un risultato di stretta misura quando non so altre squadre in inferiorità numerica qui contro questa Inter cosa avrebbero potuto fare. Quindi su questo non c'è niente da dire.